Allora, grazie innanzitutto a voi tutti, sia dell'invito perché appunto è un onore stare con voi, ma soprattutto perché è veramente un evento scoppiettante, interessante, a più voci. E i magistrati, ahimè, anche i magistrati hanno sempre di più desiderio di partecipare nella realtà, perché la magistratura anche inquirente, anche quella che di solito è considerata quella che interviene alla fine e quindi viene a sanzionare, in realtà oggi partecipa invece necessariamente ad una visione che io dico evolutiva che ci deve portare all'interpretazione delle norme penali, soprattutto quelle ambientali, non solamente in un'ottica appunto sanzionatoria e quindi panpenalista. Mi è piaciuto molto l'intervento del viceministro. Sì, so che peccato è andato via, però è qua. Ok, benissimo. Mi è piaciuto molto perché ha anticipato alcuni concetti che ho condiviso fortemente. Cominciamo a non preoccuparci per magistrati e avvocati, perché l'avvocato Sisto non si ricorderà quando ancora non era viceministro, era un avvocato molto, molto temuto anche sugli scranni dei tribunali, quindi ci siamo incontrati, ecco, anche nel lontano passato. Dicevo, in primis ha evocato delle due norme fondamentali che non dobbiamo dimenticare, l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione. Perché dico questo? Perché una legge costituzionale del 2022 in realtà ha riformulato, ha interagito su queste norme, dicendo due cose fondamentali. In primis, quanto all'articolo 9, il tema appunto secondo il quale la realtà da preservare, quella ambientale, per le nuove generazioni, è quindi qualcosa che appartiene a tutti, cioè è immanente a noi in quanto depositari del futuro, i nostri figli, e poi che il fatto che la salute, è uno dei limiti incompromissibili dell'iniziativa economica privata. Queste due interpolazioni sono oggi Costituzione, quella Costituzione che nessuna parte politica, né di destra né di sinistra, vuole cambiare, la prima parte. Qui siamo tutti d'accordo. E sentire un vice ministro della giustizia che evoca queste due norme al principio del suo intervento vuol dire che siamo veramente sulla buona strada. E lo dico da magistrato, di solito sai, i magistrati sono in polemica anche con gli altri poteri, lo dico però da un magistrato che comunque esercita la propria funzione penale da poco tempo, forse ritengo, ma chiedendosi dove vada il diritto penale reale oggi, perché deve essere un diritto penale della realtà. E ancora una volta, ecco, la nostra brava interlocutrice ha evocato appunto il mio ruolo nell'essere stato pubblico ministero in gravi processi, appunto come questo del Sindibussi. Non solo quello, cioè il processo che ha portato ad un accertamento di una realtà ambientale, direi devastata, si trattava di praticamente un polo chimico, ex Montedison, che era lì insediato dal 1906, quindi da subito dopo la guerra, cioè subito prima della prima guerra mondiale, con interramenti di clorometani, di sostanze clorurate, mercurio, di tutto. Un polo chimico appunto che era stato diciamo, riconvertito più volte e aveva lasciato un territorio meraviglioso tra due fiumi devastato. Ce ne occupiamo con il processo, eccetera, eccetera. Oggi però quella realtà è lì. Quelle sostanze sono ancora interrate e ovviamente c'è tutta la fase di bonifica. Ma una cosa interessante lì, quando appunto affrontammo i temi penali, abbiamo detto si parlava di disastro ambientale, di avvelenamento delle acque, perché c'erano
quindi pozzi dell'acqua potabile a valle di quell'impianto, quindi chiaramente quelle acque erano allenate, contaminate gravemente da clorometano, quindi sostanze cancerogene, prodotti di degradazione, cloroalbumi, eccetera. Durante quell'attività accertativa, anche penale, di salute nessuno parlò. Ma sapete perché? Perché la politica, le istituzioni sanitarie, gli organi di vigilanza, in un arco di 80 anni, quasi 100, mai fece alcun monitoraggio serio di quelle acque profonde che poi venivano attinte ed erogate alle popolazioni di due province di quella regione, né tantomeno c'era stato mai uno studio epidemiologico. E quando lo chiedemmo, ci guardarono un po' con, diciamo, io vengo della regione, con un po' di perplessità, dice: ma dottoressa, ma lei lo sa quanto costa uno studio epidemiologico serio? E non è una cosa che è prevista da alcuna delle norme. E fu così che appunto fu compito della magistratura, grazie all'Istituto Superiore della Sanità, all'ISPRA, eccetera, sopperire a quell'accertamento e dire anche delle cose ovvie, cioè che l'attingimento e l'assunzione per anni di quelle sostanze clorurate, che erano anche di short e di aveva determinato un rischio altissimo per la salute collettiva. Il problema del rischio. Quindi spettò alla magistratura, in quel caso, effettuare l'accertamento, quell'accertamento che oggi è lì, al di là della sentenza, perché appunto, credo nel primo panel, qualcuno ha evocato il tema dell'inasprimento delle sanzioni. Sento spesso dire che appunto le sanzioni sono troppo basse e che la soluzione di tutti i problemi sia quella. Beh, non sempre questo il vero discorso che può aiutare ad una sicuramente ad un'ottica, diciamo, risolutoria delle grandi problematiche ambientali. Il vicepresidente ci ha parlato invece di prevenzione. Di prevenzione forse non spetta solo alla magistratura, ma la magistratura ha un grande impegno anche nella vigilanza di macro fenomeni ambientali, come per esempio quelli di cui vi ho appena citato. E ancora mi è molto piaciuto il richiamo alla complessità. Sapete perché la complessità è oggi uno dei focus importanti? Perché fare bene o male, speriamo discretamente, l'attività di accertamento dei fatti di reato e con efficacia, perché poi le persone ci chiedono: ma che fine ha fatto questo processo? È arrivata la sentenza, è arrivata la condanna, ma come mai si archivia? Vuol dire che noi dobbiamo intervenire su un sistema che è fatto di più interlocutori. Quali sono? Il Ministero dell'Ambiente, abbiamo sentito, gli interlocutori privati, l'impresa, tutti questi soggetti che spesso hanno delle normative di settore che non dialogano tra loro o che non dialogano bene tra loro e soprattutto che non hanno a cuore un fattore che è stato evocato ma non credo sottolineato bene, il fattore tempo. Faccio una domanda retorica: noi pensiamo davvero che la salute collettiva sia preservata se lasciamo interrate in realtà delicatissime, vicino ad acque superficiali profonde, ai fiumi, delle sostanze clorurate, se le lasciamo, ripeto, interrate nei tempi delle caratterizzazioni, della preparazione dei piani ministeriali, che nei SIN, sapete, appunto, sono rimessi ai ministeri, ai loro dirigenti, impegnati ovviamente in tante cose, e tutto questo che ovviamente riverbera nel processo penale, nel fascicolo, perché il magistrato deve domandarsi se per esempio si è chiusa la caratterizzazione, perché se non è definita la caratterizzazione per esempio non è invocabile il reato di omessa bonifica, che presuppone delle chiusure delle fasi procedimentali. E allora, viva Dio,
rispondere ad un diritto penale della realtà e soprattutto ad un evocato principio della responsabilità di più istituzioni, ci mettiamo anche la magistratura, va bene, in mezzo, che non è un'istituzione ma comunque un potere diffuso che comunque ha degli obiettivi comunque anche oggi numerici, di efficienza ed efficacia, senza porsi il problema del contemporaneamento delle azioni, senza porsi davvero, vuol dire che noi non diamo una risposta se non in termini veramente iconici. E le belle parole che abbiamo sentito, green economy, transizione ecologica, sviluppo sostenibile, restano degli slogan a cui noi, ma nemmeno gli imprenditori vogliono più adattarsi. È bellissima questo richiamo al soggetto privato che deve diventare un partner degli obiettivi pubblici più elevati. Viva Dio! Una cosa saggia, ma sapete perché? Perché come ha detto la nostra dirigente generale sui temi del riciclo, che riciclo deve essere fatto da chi è competente, cioè in maniera corretta, in conformità alle norme, cioè deve essere fatto da gente che lo sa fare, il privato oggi deve poter comprendere che ottemperare la normativa di settore in materia ambientale è una ricchezza, è un valore, cioè deve essere premiato come? Attraverso una serie di misure che non sono solo quelle di evitare la sanzione, così come nell'ottica che fino ad oggi è antica, direi anche antistoria o anti-europeista, il privato oggi deve capire invece che se attua in maniera consapevole, con una tempistica congrua e senza soprattutto aggirare la norma, brava la professoressa, richiama alla greenwashing, ok? Domani sentirete parlare di AI, quindi di traffici, oggi io sorvolo su questo tema, il privato sarà il primo soggetto che forse si rende partecipe anche nella segnalazione di taluni illeciti penali, perché appunto chi viola la normativa penale fa concorrenza sleale, ok? Non so, forse mi leggo di tempi lei, Sì, sono qui, sì, in realtà sono sforato. Allora, due sole parole, e forse poi non so se c'è un dibattito. Io vi ringrazio di questa opportunità, perché io, unitamente ai miei consulenti validissimi, oggi io vedo qui, continuiamo a fare inchiesta penale, accertamento dei fatti e delle responsabilità in questo obiettivo, che è un obiettivo moderno, che non fa sì che noi lavoriamo solo dentro il fascicolo e per il fascicolo penale, ma avendo uno sguardo globale a quello che è l'effetto finale, cioè la risposta sul territorio, che spesso non si vede. Prima un giornalista aveva detto non fa notizia, anzi malamente il giornalista, il giornalismo diciamo così di bassa lega, dice ma la magistratura che fa? La magistratura lavora, se lavora bene, lascia delle tracce e soprattutto diventa il motore delle istituzioni, quindi ancora una volta li richiamo alla responsabilità istituzionale. La ringraziamo, procuratrice, anche per la chiarezza del suo intervento. Devo dire che così...